Al via la stagione estiva sulle televisioni nazionali. Così Mediaset lancia la sfida alla Rai in due fasce orarie fondamentali. I mesi che abbiamo iniziato a vivere e che vivremo sono caldi non solo sotto il profilo climatico. E non solo per ciò che concerne il calciomercato, con le squadre che puntano a rafforzarsi con nuovi allenatori e nuovi giocatori. Anche le televisioni italiane puntano a rafforzarsi. E, nell'eterna lotta tra Rai e Mediaset, la TV della famiglia Berlusconi piazza ora un doppio colpo di quelli davvero molto interessanti. La stagione televisiva sta per finire per quasi tutte le trasmissioni e per quasi tutti i format. In estate, infatti, le televisioni sia la TV pubblica e che quelle private cambiano radicalmente il proprio palinsesto. A volte lo stravolgono, non è un mistero, dunque, che queste settimane siano settimane di progettazione per quella che sarà la nuova stagione televisiva, che riprenderà tra settembre e ottobre. Ovviamente, i tre principali poli televisivi del nostro paese cercano di accaparrarsi i profili migliori per poter innalzare la propria qualità e, di conseguenza, i propri ascolti e i propri introiti. Vale per la Rai, ma vale anche per Mediaset e la 7. Abbiamo già avuto notizia di divorzi importanti. Su tutti, ovviamente, quello di Amadeus, che ha lasciato mamma Rai per accasarsi sul 9. Ma ora, anche Mediaset si muove con un doppio colpo per la prossima stagione. Mediaset. Doppio colpo per la prossima stagione. Ovviamente, come accade per ciò che concerne il calciomercato, anche nel settore televisivo parliamo spesso di indiscrezioni e trattative estenuanti, che vanno a occuparsi ovviamente dei ricavi, ma anche dei progetti che una determinata rete può avere su un conduttore o una conduttrice televisiva. E si dimostra di solito molto ben informato il profilo Instagram @investigatoresocialofficial, che quasi quotidianamente ci lancia delle chicche riguardanti il mondo dello spettacolo e del jet set. Parte proprio da una sua storia su Instagram la bomba che vorrebbe nuovi prestigiosi incarichi per Dario Maltese e Simona Branchetti in Mediaset. Il primo è già un dipendente Mediaset, essendo uno dei volti più apprezzati del TG5. Per lui, però, la rete ammiraglia di Fininvest avrebbe grandi idee e grandi progetti, volendogli affidare la trasmissione mattutina nella sua versione estiva, Mattino 5. Per Simona Branchetti, invece, potrebbe arrivare la prestigiosa conduzione di Pomeriggio 5. Anche lei nella galassia Mediaset darebbe così riposo a Mirta Merlino che ha condotto il rotocalco lungo tutta la stagione autunnale e invernale.